Non c'è inizio senza fine, né deserto senza dune. Non c'è fiore senza stella, non c'è sposo senza vela, non c'è pianta senza foglie, né marito senza moglie. Non c'è campanile senza dolenti, ed ecco sto fatella Morelli. Signori Rina Morelli e Paolo Stoppa. Ecco qui la nostra simpatica nata ieri e il povero Eleuterio, finalmente insieme. Finalmente. Eh già, finalmente. Purtroppo le vacanze sono finite, le mogli tornano. Ed eccoci qua. Allora non mi resta da dire che in questa serie di trasmissioni assisteremo alle discussioni settimanali dei nostri due amici e con rituale ritorno da mamma da parte di lei. Prego. Roma Trastevere, 4 febbraio 1970. Care Eleuterio, la casa che conobbe la mia beata incoscienza giovanile oggi conosce la mia immensa malinconia. Il nostro scontro di ieri mi ha distrutta quasi quanto mi distruggono i tentativi canori di Mariolina Cannuli. Dalla strada mi arriva il rumore di una motocicletta e io penso che la motocicletta in fondo è solo una bicicletta con la tosse. E penso anche che sei uno stupido, Eleuterio, se arrivi alla guerra calda per un pizzico di sale, sempre tua. Roma Parioli, 5 febbraio 1970. Cara sempre mia, la casa che conobbe la tua beata incoscienza giovanile oggi conosce la tua beata incoscienza di signora matura. Più matura che signora. Sarà anche stupido litigare per un pizzico di sale. Il sale dà sapore alle vivande, è utile, ma quando riesce a insinuarsi tra la cornea e la palpebra di ambedue gli occhi, fa male. E quando si insinua così, come ho descritto, è perché una spinta gli dà forza di penetrazione. Tu hai fornito la spinta, io le palpebre e le corne, per questo ho litigato. Ciao. Ho scritto, la differenza fra tua madre e il baccalà farcito è che il baccalà farcito con un po' di bicarbonato riesco a mandarlo giù. Tua madre no, Eleuterio. Roma Trastevere, 6 febbraio 1970. Caro Eleuterio, gattuccio. Nel gattuccio non ci vedere un vezzeggiativo. Il gattuccio che dico io è un brutto pesce della famiglia degli squali, però con il nome felino. Mammina, ispirandosi allo scassa 15, ha inventato un nuovo gioco, lo scassa genero. Si gioca con un martello, un genero e una suocera che possa tenere il martello in mano. Dice se viene a fare una partita. C'è un nuovo paralume in soggiorno e io penso che il paralume è solo un lampadario che abita il mezzanino. Scusami per il sale, ma è stato un ripiego dato che l'idea di partenza era il pepe, che però non mi sono trovata sotto mano al momento giusto. Sempre tua. Roma Parioli, 7 febbraio 1970. Inamovibile sempre mia. La mia vita da quando non ci sei non ha senso. Mi manchi. Per sostituire i tuoi discorsi inconcludenti ho telefonato qualche volta a Gianni Boncompagni, ma anche l'incoerenza nell'eloquio deve essere dosata e lui esagera. Torna. Anche perché da qualche giorno non ho più nemmeno il conforto della televisione. Ogni volta che guardi il teleschermo un'orribile faccia mi fissa feroce. E non riesco a trovare il pulsante per cambiare canale. Forse che tua madre fa l'annunciatrice in TV. Ciao. Ho scritto. La portinaia ha risolto il mistero del televisore. Ha tolto da sopra il mobile bar lo specchio
nel quale mi specchiavo. Eleuterio. Roma Parioli, 8 febbraio 1970. Caro Eleuterio, Micioni, sono di nuovo qui in casa nostra, la quale casa, essendo nostra, perciò quasi mia, e anche un po' di mammina. Sono arrivata e tutto mi ha subito parlato di te. I piatti dal pavimento, le posate da sopra gli armadi, le bottiglie vuote dalla lavatrice. Ho fatto un po' d'ordine e ora sto pulendo il vecchio tappeto persiano. E io penso che il tappeto persiano, in fondo, è solo la soraia delle moquette. Quando rientrerai, Eleuterio, ti accoglierò con un sorriso, anche se il ricordo dell'ultima lite mi brucia ancora. Ricordo tutto. Era quasi l'ora di colazione, quel giorno e tu. Beh, si mangia? Fra poco, Eleuterio, un pochino di pazienza. Oggi in tavola c'è una sorpresa. Ah sì? Cosa c'è? Trenette col pesto? Anitra all'arancio, fagiano alla creta? No, riso al burro e fettino in padella. E la sorpresa? Quale sarebbe la sorpresa? Ecco, guarda. Beh, non dici niente? Come che dica? Che c'è la solita tovaglia che odio? I soliti piatti rossi, la solita bottiglia di vino che sa di aceto e con il prezzo del supermercato appiccicato da una parte. Non sei un osservatore, Eleuterio. Uno si dà tanto da fare per preparare qualcosa di nuovo e tu neanche te ne accorgi. Ma io non vedo niente, ho fame. Guarda bene, Eleuterio. Guarda lì dietro la bottiglia. Vedi niente? No. Ah sì? C'è un coso. Che cos'è? Una saliera nuova, Eleuterio, e a ferro di cavallo me l'ha regalato mammina. E adesso che fa? Va scalza? Eleuterio, chiedi subito scusa. Scusami, ferro di cavallo. Eleuterio, perché chiedi scusa al ferro di cavallo? Cose mie. Ho fame. Ho il dubbio che tu ce l'abbia con mia madre. Farebbe qualunque cosa per vederci felici. E allora perché non parte? C'è il Medio Oriente... Perché non va in Medio Oriente? Non capisco, Eleuterio, che potrebbe fare mia madre in Medio Oriente. C'è il conflitto, no? Potrebbe fare il carro armato. Smettile, Eleuterio. Quella povera donna ci ha regalato una saliera a ferro di cavallo perché porta bene e tu la insulti. Non ho mai insultato la saliera. E non credo alle cose che portano bene e a quelle che portano male. Non credi a queste cose perché sei un... Come si chiama quello che andava in giro con un mantello nero ghignando al mondo? Quello che ad ogni cosa non vedeva che il male? Dracula. Che in fondo il nome d'arte di tua madre. No, ho trovato. Lo scettico blu. Ecco, tu sei uno scettico e magari senza blu e continui a passare sotto le scale, a appoggiare il cappello sul letto, a fischiettare dopo il tramonto. E non sai che intorno a noi ci sono forze oscure che potrebbero scatenarsi da un momento all'altro. L'unica forza oscura che si è già scatenata è tua madre. Eleuterio, lascia stare mia madre. L'ho letto sul libro che ci sono le forze oscure. Che ci sono cose che portano male. Ma perché non leggi libri di cucina, saltando la pagina, riso al burro e fettina in padella? Eleuterio, la fettina in padella non porta male. Lo dici tu, fammela trovare anche domani e vedrai la disgrazia che ti capita. Non cambiare discorso! Mammina ci ha mandato la saliera a ferro di cavallo contro il malocchio, tu invece di esserle grato la insulti, poverina! Mi ha mandato anche il libro che spiega le cose che portano male. Non sapevo che esistesse in commercio la biografia di tua madre. Eleuterio, smettila! Con te non si può fare un discorso serio. Ma chi l'ha detto? Vuoi fare un discorso serio? Facciamolo. In casa di vedovanza, tuo padre che fa? Viene a stare con noi o va con tua sorella? Se non ho capito male, la vedovanza di mio padre dovrebbe essere causata da mia madre. Appunto. Sei un oiettatore, Eleuterio. Io torno da mammina. Ah. Ma prima faccio gli scongiuri. Tieni. Ai, gli occhi. Cretina, non lo sai che il sale versato porta male? Ricordo tutto perfettamente, ma quando rientrerai farò finta di aver dimenticato. Ciao. Ah, sei qui? No, sono in Spagna. Ma non lo vedi che sto rientrando?
Ah, bene. Allora stai attento a entrare in casa col piede sinistro. Porta bene. È scritto nel libro che mi ha regalato mammina.